Sono i quartieri del centro storico di Palermo protagonisti del tour delle edicole votive realizzato dalla confraternita Maria Santissima Lauretana. In occasione del quarto centenario della fondazione della parrocchia Santuario Madonna della Milicia, i confrati, ma nello specifico i novizi della confraternita Maria Santissima Lauretana, stanno facendo uno studio delle edicole votive di Palermo dedicate alla Madonna della Milicia. Sono ben 23, si trovano la maggior parte nel centro storico, nei quartieri popolari di Ballarò, del Capo, dell'Albergheria, ma anche di altri quartieri periferici e delle borgate marinare. Le edicole votive della Madonna della Milicia rappresentano uno spaccato della fede popolare e soprattutto una testimonianza per quanto riguarda i palermitani della devozione alla Madonna della Milicia. Con questo tour i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino queste edicole con una guida speciale che è lo storico Sant'Ignoffo. Tra le tante edicole votive che ci sono a Palermo dedicate alla Madonna della Milicia, perché la più significativa è quella di via Porta di Castro? Perché abbiamo notizie più dettagliate. Questa edicola votiva che si trova in via Porta di Castro, come ha detto lei, è stata restaurata da un certo signor Di Blasi anche nel 1887 e anche negli anni successivi i figli e i nipoti in una panelleria che si trova di rimpetto si sono sempre presi cura di restaurarla. In quell'occasione nasce a Palermo il culto della Madonna della Milicia. Il 15 luglio 1636, mentre a Palermo i palermitani festeggiavano il festino, alcuni pirati ottomani attaccarono Altavilla Milicia, depredando e razziando. Se non che questa notizia arrivò a Palermo e subito i palermitani abbandonarono proprio la festività, abbandonarono il carro, abbandonarono tutto e si dedicarono alla difesa della città. Quindi da allora in poi praticamente è stata una gratificazione nei confronti della Madonna della Milicia, che a sua volta loro, in occasione dell'uscita del carro, ogni anno orientano la Madonna verso Palermo, come a dire a tutela della città. Una delle 23 edicole votive dedicate alla Madonna della Milicia si trova vicino Piazza San Giovanni alla Guilla. Questa è l'immagine prima del restauro, se si legge l'epigrafe è stata fatta per volontà del cardinale Lualdi, che con il suo precedente Michelangelo Celesia si attivarono nel centro storico per fare costruire diverse edicole votive. La confraternita Maria Santissima Lauretana celebrerà la Madonna della Milicia anche il 16 settembre attraverso una processione che partirà dalla Cala di Palermo, dove la statua arriverà via mare da Porticello per giungere alla cattedrale, dove sosterà un giorno prima di rientrare ad Altavilla in occasione del quarto centenario della fondazione della parrocchia Santuario Madonna della Milicia.